Allora, buongiorno a tutti. Stanno tutto il ministro dell'ambiente Sergio Costa, grazie a tutti i nostri due sottosegretari dell'ambiente, iniziamo con un programma molto serrato fino alle 18 di oggi pomeriggio, quindi con il consenso telefonico anche del rappresentante del governo, direi da inizio alla giornata di oggi, permettendomi di ringraziare innanzitutto la Camera dei Deputati, il Presidente della Camera, per la nuovamente concessa al Sistema Nazionale della Protezione Ambientale l'invito di questa sala così prestigiosa per la presentazione del nostro rapporto di consumo di ambientale, appunto alla quinta edizione. Così come il ringraziamento e il saluto per la partecipazione alla presenza, non ringraziamento saluto istituzionale, ma non per questo meno caloroso e non solo formale, a coloro che ci hanno onorato della loro presenza, l'assessore regionale dell'Emilia Romagna Ambiente, onorevole Gattoro, i rappresentanti delle forze dell'ordine. Non decido nessuno, altrimenti rischio di dimenticarne qualcuno, i parlamentari e i rappresentanti delle istituzioni che saranno presenti e andranno alla tavola rotonda, tutti i colleghi del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e i rappresentanti degli altri enti e istituzioni che hanno contribuito alla realizzazione del rapporto o in qualche modo ne hanno interesse, di cui parteciperanno alle sessioni tecniche di oggi pomeriggio, e tutti i colleghi ovviamente del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente ai quali si deve la predisposizione e la realizzazione del rapporto sul consumo di suolo, primo fra tutti sulla mia piazza destra il collega Michele Mondafò, che poi presenterà i dati del rapporto stesso. E ovviamente un saluto e un ringraziamento anche ai vari moderatori delle tavole rotonde, in particolare all'amico professor Andrea Segre, che introdurrà il lavoro di questa mattina, molto esperito nei accademici e scientifici. Mi piace ricordare che lui è qui, Giuseppe Andrea, innanzitutto con il nostro consigliere scientifico, l'ISPRA, e questo diciamo è un valore aggiunto alla presenza di Andrea Segreto di qui in giro con noi. Quindi direi che possiamo dare inizio ai lavori. Presentiamo un video e poi la parola a Andrea Segreto per la lettura del nostro convegno. Continua a crescere in Italia il consumo di suolo. Nell'ultimo anno le nuove coperture artificiali hanno riguardato altri 54 km quadrati di territorio, in media circa 15 ettari al giorno. La velocità di trasformazione del nostro territorio è di circa 2 metri quadrati di suolo che nell'ultimo periodo sono stati irreversibilmente persi ogni secondo, producendo un costo che varia da 1,66 a 2,13 miliardi di euro solo tra il 2012 e il 2017. Anche quest'anno l'ISPRA punta un faro sul problema attraverso la pubblicazione dei dati del report annuale sul consumo di suolo. Purtroppo il rallentamento iniziato una decina di anni fa non prosegue e in particolare in alcune regioni il consumo di suolo continua a coprire irreversibilmente aree naturali e agricole con asfalto e cemento, edifici e fabbricati, strade e altre infrastrutture, insediamenti commerciali, produttivi e di servizio, anche attraverso l'espansione di aree urbane. A livello nazionale il consumo di suolo è passato dal 2,7% stimato per gli anni 50 al 7,65% del 2017, segnando una crescita percentuale di più del 180%, con un ulteriore 0,23% di incremento solo nel 2017.
Il consumo di suolo ha intaccato ormai più di 23.000 km quadrati del nostro territorio, con una crescita netta di 52 km quadrati, e sorprende negativamente che ben 74.554 ettari di suolo consumato ricadano all'interno delle nostre aree protette. Ad essere colpite sono le pianure del settentrione, quelle dell'asse toscano tra Firenze e Pisa, del Lazio, della Campania e del Salento, le fasce costiere, in particolare quella adriatica, ligure, campana e siciliana, e le principali aree metropolitane. È proprio nelle 14 città metropolitane che si concentra più di un quinto del suolo artificiale in Italia. A livello comunale è la capitale a segnare i più alti valori di superficie consumata, 31.697 ettari, e una crescita ulteriore di 36 ettari solo nel 2017. Le conseguenze del consumo di suolo sono innanzitutto la perdita di una risorsa ambientale fondamentale, che è il suolo, che è una risorsa fondamentalmente non rinnovabile, ma soprattutto delle sue funzioni e dei servizi. Il suolo ci garantisce la sopravvivenza in quanto garantisce la produzione agricola, la produzione di materie prime e di biomassa, regola tutti i cicli ambientali, quindi regola il ciclo dell'acqua, del carbonio, dei nutrienti, è fondamentale quindi per il nostro benessere e per la nostra vita. Il consumo di suolo è un problema europeo. Nel continente vengono persi 250 ettari al giorno, e anche se i dati europei sono meno dettagliati di quelli nazionali, permettono di evidenziare che l'Italia ha una percentuale di suolo artificiale che è quasi il doppio della media europea. Tuttavia, per un efficiente confronto strategico tra i paesi, urge la definizione di una normativa europea vincolante per la tutela del suolo, che fissi i principi e regole da rispettare da parte di ciascuno Stato membro. In Italia, il ruolo di sentinella, richiamato dalla stessa legge 132 del 2016, istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Ambientale, è fondamentale nella fase di attesa di una normativa nazionale compiuta che garantisca il progressivo rallentamento e il rapido azzeramento del consumo di suolo netto in Italia. Grazie alla propria legge istitutiva oggi siamo in grado di dare quindi un contributo fondamentale per la conoscenza del fenomeno del consumo di suolo e di come il territorio cambia nel corso del tempo. Senza conoscere è impensabile porre in essere le giuste azioni di tutela di questa risorsa ambientale fondamentale.